Che cosa ti piace della musica? Poterla fare, condividere, il fatto che sia di tutti, non so, credo questo. Ma tu per adesso suonerai, canterai qualcosa che è di tutti o che è tuo? Che è mio, un inedito. Si chiama Doccia Ghiaccia e parla un po' appunto di quelle maschere che probabilmente un po' tutti ci portiamo, magari. Doccia Ghiaccia, un applauso per Selmi. Siamo soli, un fuoco mi uccide, voglio usare le lacrime solo per piangermi addosso come fosse una doccia ghiaccia fatta d'estate. Se guardo voglio soffrire, che trovo uno specchio e non capisco come. Per ogni difetto a cui non do più nome, se poi scappo l'ho perso, ma se scappo ti perdo. E siamo soli, un fuoco mi uccide, voglio usare le lacrime solo per piangermi addosso come fosse una doccia ghiaccia fatta d'estate. E sono questi inutili ricordi di momenti così grandi dati a me, come potessero valorizzarmi da soli, farmi grande da parte tutti gli altri, che c'ho troppe domande e poi mi perdo nell'aria e chissà quando mi mancherà toccare per terra. Con sopra il viso una maschera, sì che ogni volta basta il tempo a rimetterla. E siamo soli, un fuoco mi uccide, voglio usare le lacrime solo per piangermi addosso come fosse una doccia ghiaccia fatta d'estate. Hai visto? Ti dicono bravo, anch'io ti dico bravo. Mi sembri un ragazzo che ha dovuto crescere in fretta. Magari ti dico cose che non sono vere, però mi sembra che hai bisogno di credere in te. E tu devi credere in te, perché quello che io ho visto è una cosa veramente credibile. Cioè, da un punto di vista artistico. Allora, scusami. No, perché non sai quanto capisco questa cosa che tu racconti. Tu lo fai anche con una gentilezza che in queste situazioni non è tanto facile da utilizzare. Io posso solo dirti grazie. Grazie a voi. Ma si è spaccato davvero. Ha spaccato, ma bisogna. Oh, ma oh! Allora, Selmi, tu hai un brano che inizialmente mi sembrava stupidamente incompiuto, no? Però poi mi sono reso conto che questa stanza unica ha un valore emotivo per te. In quella stanza riesci ad essere a tuo agio e sembra quasi che non vuoi uscirne, anzi, in maniera molto intelligente fai entrare chi ti ascolta. Nicolò, sei
un fulgido esempio di come la musica può essere una cura, quindi grazie. Bello. Quattro sì!